Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Rispondo anche oggi a un paio di vostre domande prima di lasciarvi alle letture del mese. Molti di voi mi hanno chiesto in quale caso è preferibile fare una lettura, un'analisi karmica piuttosto che una lettura normale. Dunque, di solito io consiglio l'analisi karmica piuttosto che la lettura quando voi notate che nella vostra vita si ripetono dei cicli ben precisi, quando vi ritrovate all'interno di schemi ripetitivi. Ovvero, cosa significa? Un esempio classico è io all'inizio, quando mi trovo in una relazione, quando conosco una persona, prima di iniziare una relazione sono molto insicura e quindi prendo tempo, cerco di conoscere la persona, metto delle resistenze. Poi, nel momento in cui finalmente decido di aprirmi e di lasciarmi andare, questa persona perde l'interesse e mi abbandona. Altro esempio, sono stata tradita più di una volta in più di una relazione con più di una persona, quindi ogni volta che incontro qualcuno e che comincio una storia nuova, divento gelosa, possessiva, a volte paranoica, vivo in ansia perché ho sempre paura che ciò che è accaduto possa ripetersi. Altro esempio, quando conosco qualcuno che mi piace e inizio una relazione, tendo ad annullarmi, tendo ad annullare delle parti di me e mi trasformo per diventare quello che l'altra persona vorrebbe. Di solito questo avviene per paura appunto di perdere l'altra persona. Dunque, dietro tutti questi meccanismi esistono delle ragioni psicologiche e delle ragioni karmiche. In realtà una non esclude l'altra, ma anzi sono praticamente la stessa identica cosa. Le ragioni karmiche e quelle psicologiche vanno sempre di pari passo. Ed è per questo che è possibile analizzare una situazione o dal punto di vista karmico, con appunto un'analisi fatta bene, oppure dal punto di vista psicologico, andando a comprendere quali sono gli schemi mentali che ci portano a vivere sempre situazioni simili e come cambiarli. Altri casi in cui potrebbe essere preferibile fare un'analisi karmica piuttosto che una lettura normale sono per esempio quelli in cui siete single da tantissimo tempo e nonostante desiderate una relazione con tutte le vostre forze, non riuscite a trovare la persona giusta o addirittura non incontrate nessuno abbastanza interessante con cui mettervi in gioco. Ecco, conoscendo le basi di quella che viene chiamata comunemente legge d'attrazione, ma che in realtà dovrebbe essere più specificamente chiamata legge di risonanza, se siete voi che create il vostro universo e con i vostri desideri attirate la realtà, come mai nel momento in cui desiderate davvero una relazione non riuscite ad attirare la persona giusta? O addirittura non attirate nessuno o voi non siete attratti da nessuno? Ecco che in quel caso anche qui è possibile andare a fare un'analisi dal punto di vista psicologico o dal punto di vista karmico, ma in questo caso riferendoci alle motivazioni karmiche è possibile andare a determinare quali sono le motivazioni che vi tengono lontani dall'altro sesso, che vi tengono lontani da possibili incontri interessanti o importanti per voi. A volte consiglio l'analisi karmica ai miei clienti quando durante una lettura privata, davanti a una stesa, mi accorgo che ci sono alcune carte ben precise, che sono quelle carte che io nei corsi di tarologia insegno a identificare come indicatori karmici, che rappresentano appunto dei fortissimi conflitti animici, dei fortissimi nodi che hanno delle ripercussioni nella vita attuale perché provengono da vite precedenti. In quel caso, appunto, consiglio di proseguire con un'analisi karmica perché è possibile in questo modo andare ad osservare, delle informazioni che non sono visibili in una stesa normale. Qualcuno mi ha chiesto anche quale mazzo di carte utilizzo per questo tipo di analisi. Beh, la risposta è che quando devo fare un'analisi approfondita e dettagliata, io di solito utilizzo tre diversi mazzi di carte che ho scelto specificamente, ho acquistato specificamente per fare questo tipo di lavoro e che mi permettono di avere una quantità pressoché illimitata di combinazioni possibili, anche perché quando si vuole ricostruire una vita passata nei dettagli è necessario avere una quantità davvero infinita di combinazioni simboliche per poter essere precisi e per poter essere dettagliati nel raccontare la storia e nel comprendere come la storia ha delle ripercussioni nell'oggi, nella vita attuale.
Per adesso è tutto ragazzi, vi ricordo che è possibile anche avere uno sconto sull'analisi karmica o sulle sessioni di coaching acquistando i pacchetti oggi disponibili. Ovviamente se volete informazioni sui costi potete inviarmi un'email all'indirizzo vocidagliangeli@gmail.com, ma adesso vi lascio alle vostre letture del mese. Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa lettura per i single del segno del toro, valida per il mese di giugno. È una lettura generica, quindi se non risuona con tutti, potete guardare le letture del vostro ascendente o della vostra luna. Se volete una lettura privata, una sessione di coaching, oppure volete conoscere gli sconti disponibili in questo momento acquistando i pacchetti che comprendono lettura e analisi karmica o lettura e sessione di coaching, potete inviare un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Se volete invece informazioni sui corsi di tarologia attualmente disponibili, potete guardare il video alla fine di questo. Dunque, per quanto riguarda la lettura per single, stiamo parlando ovviamente, stiamo andando a controllare l'energia di una persona che potrebbe essere legata a voi in questo momento, magari interessata a voi, qualcuno a cui voi siete interessati, o se non avete in mente nessuno in particolare, si tratta magari di qualcuno che potreste incontrare o che potrebbe avvicinarsi a voi attualmente. Come energia generale abbiamo qualcosa di pesantuccio, perché abbiamo un 8 di spade rovesciato con questa carta delle Symbolon, che mi fa pensare a una persona che sta veramente molto male al momento, una persona che o qualcuno che è appena uscito da una relazione, che ha appena chiuso con una situazione molto pesante, quindi sta affrontando adesso la fase della separazione, la fase del lutto, o comunque qualcuno che ha appena affrontato o sta affrontando determinati problemi e durante questo mese inizierà a malapena a cominciare ad uscire dal problema, liberarsi dal peso. L'otto di spade rovesciato comunque in ogni caso rappresenta la carta di qualcuno che fino a questo momento si è sentito incastrato nei propri stessi pensieri, nelle proprie stesse paure, ma ora inizia ad essere pronto per fare dei passi in avanti, per uscire da questi pensieri, per rendersi conto di come realmente la realtà è all'esterno e quindi agire di conseguenza e prendersi le conseguenze delle proprie azioni. Comunque in ogni caso è qualcuno che sta subendo una mancanza, qualcuno che sta soffrendo moltissimo la solitudine al momento. Cosa teme questa persona? Il re di coppe. Dunque in questo caso la persona ha paura di manifestare i propri sentimenti e le proprie emozioni. È una persona che ama profondamente, magari o è una persona particolarmente matura dal punto di vista emotivo, oppure si tratta di qualcuno che nel tempo ha maturato dei sentimenti per voi o per qualcun altro. Qualcuno che ha avuto appunto la possibilità di vivere già determinate emozioni, di vivere già un ciclo, ma adesso ha difficoltà a vivere, a manifestare, a esprimere i propri sentimenti per paura o di un rifiuto, oppure per paura che l'altra persona, che magari potete essere voi, arrabbiata da ciò che è successo, scarichi questa rabbia su di lui o su di lei. Quindi c'è proprio paura di un confronto. C'è paura di dover subire le conseguenze magari delle proprie azioni. Perché è come se ci fosse una condizione nella quale se questa persona si espone, se questa persona si fa avanti o manifesta ciò che prova, rischia di passarla male, rischia di passarla molto male. Rischia di ricevere addosso e di sentirsi scaricare addosso tutte le emozioni negative vostre o di qualcun altro. O appunto in generale, magari se si tratta di qualcuno che non ha interessi ben precisi per nessuno in particolare, ma magari siete voi interessati a questa persona, sappiate comunque che adesso questa persona ha veramente paura dell'altro sesso, ha paura di come l'altro sesso può reagire a determinate cose. Cosa spera? Beh, in realtà spera che non manifestando ciò che prova qualcuno vada da lui o da lei, cioè spera di non dover fare il passo in avanti perché voi o chi al posto vostro faccia questo passo. Spera di sentirsi consolare, spera di sentirsi dire che è tutto a posto, che le cose andranno bene, si risolveranno, spera di
Spera di avere conforto, spera di non sentirsi così solo o così sola. Ed è proprio per questo che potrebbe avere la tentazione di non manifestare, di non esporsi. Cosa nasconde? Beh, invece nasconde un desiderio, nasconde un tre di denari, ovvero un desiderio di costruire, di andare avanti, di avanzare nella relazione a un livello successivo, di fare qualcosa di impegnativo insieme. Ed è una cosa che probabilmente pensa di non poter fare per colpa sua, ovvero questa persona crede di aver fatto degli errori e adesso è come se si stesse un po' flagellando per questi errori, si stesse incolpando di cose fatte o non fatte che magari dovevano andare diversamente in passato e adesso ne sta pagando un po' le conseguenze, quindi in realtà è molto. Sta facendo una profonda autoanalisi, si sta veramente colpevolizzando. E quello che fa abbiamo una carta della forza rovesciata. Dunque, ha grosse difficoltà a controllare le proprie emozioni, grossissime difficoltà a controllare le emozioni, probabilmente si sta sfogando con amici, parenti, familiari, probabilmente ha proprio bisogno di sfogarsi. Questo sfogo potrebbe consistere in lasciare andare il dolore sotto forma di pianti o lasciare andare la rabbia sotto forma di scatti di ira, ad ogni modo ha veramente difficoltà al momento a trattenersi. Potrebbe anche essere qualcuno che ha problemi che magari. Beh, mi viene da dire per qualcuno di voi, ma solo per una piccola percentuale di voi, perché in realtà per la maggior parte penso che si tratti di problemi relazionali, ma per qualcuno. Una piccola percentuale di voi si tratta di qualcuno che sta male per motivi che non hanno nulla a che vedere con la relazione, si tratta solo di cause esterne, possono essere lutti, possono essere problemi familiari, qualunque altra cosa, però ecco, invece per la maggior parte di voi comunque si tratta appunto di problemi relazionali, possibilmente avvenuti proprio con voi e quindi ecco il senso di colpa che deriva dalle azioni che sono state compiute nel modo sbagliato o nel momento sbagliato e adesso questa persona non fa altro che sfogarsi, perché l'unica cosa che può fare è sfogarsi. Gli angeli cosa dicono? Sei pronto, hai le risorse o le capacità per manifestare i tuoi sogni e la vita è magica. Questo ovviamente è un messaggio per voi. Ovvero, questo è un messaggio che vi dice che siete voi che avete in questo momento la possibilità di manifestare ciò che desiderate. Questa persona sta attraversando indubbiamente una fase delicata e non potete fare affidamento sulle sue manovre, sui suoi movimenti. Piuttosto dovete essere voi che in questo momento prendete in mano la vostra vita e decidete in che direzione portarla, perché voi ne avete le capacità, voi ne avete le risorse e voi potete seguire i vostri sogni. Non dimenticatevi appunto che siete pronti, gli angeli vi stanno dicendo siete pronti, quindi essendo una lettura generica sapete voi a che cosa si riferiscono, sapete voi qual è il significato di questo messaggio, se volete una lettura personale per capire esattamente meglio la vostra situazione potete inviarmi un'email a vocidagliangeli@gmail.com, altrimenti ci vediamo ragazzi alla prossima lettura.